Sono passati 3 mesi, 82 giorni per l'esattezza, da quel 28 giugno 2023, data in cui, su questo campo, la Lazio batteva la Juventus e diventava campione della prima edizione della YouTuber League, del primo campionato di YouTube Italia. Adesso però è tempo di ripartire, di voltare pagina, di disegnare soprattutto il futuro. È tempo di sorteggiare i gironi della nuova stagione. Sì, perché questa è una delle principali novità di quest'anno. Non ci saranno due gironi nord e sud, ma saranno sorteggiati prima della fase d'andata e prima della fase di ritorno. Torniamo a divertirci, torniamo a farvi divertire e a farvi emozionare. È tornata la YouTuber League. Andiamo a sorteggiare i gironi. Ed eccoci qui, signori, pronti a sorteggiare il futuro di questa YouTuber League. Abbiamo le 6 palline contenenti le 6 formazioni e ripartiamo da questo tema. Come lo scorso anno ci sono 6 squadre, perché non 8 come per la YouTuber Summer Cup? Ve la faccio brevissima. Con questa struttura, con 6 squadre, gli eventi sono 15, mentre aggiungendo soltanto 2 squadre, ci siamo fatti i calcoli, sarebbero stati 27 eventi, quindi qualcosa almeno per il momento di non supportabile. In futuro speriamo di sì, però insomma ricordatevi che faccio anche e soprattutto il telecronista nella vita e quindi voglio fare tutto al massimo della qualità, sapendo di non poter garantire una massima qualità con sole 2 squadre in più. Abbiamo preferito rimanere così con una struttura, vi dicevo, che più o meno è come quella dello scorso anno, quindi 2 gironi che adesso andremo a disegnare. Poi che cosa succede? Che le prime 2 classificate al termine della fase d'andata si affronteranno nella finale d'andata. Lo scorso anno fu Lazio-Juventus a novembre. Poi però, prima di ripartire con la fase di ritorno, verranno nuovamente sorteggiati i gironi, che quindi potranno cambiare fase di ritorno, finale di ritorno. Lo scorso anno fu Napoli-Juventus. E poi cosa succede se la Juventus di turno o un'altra squadra dovesse vincere finale d'andata e finale di ritorno? Qui ci sono state tante polemiche lo scorso anno, però il regolamento l'avevamo fatto ad agosto e quindi parlava chiaro. Altre squadre, come ad esempio la Lazio, si erano fatte i loro calcoli, non potevamo cambiare il regolamento in corso d'opera e quindi giustamente in quel caso c'era stata a prescindere la finalissima. La Juventus contro chi aveva totalizzato più punti tra girone d'andata e girone di ritorno? Era la Lazio, che poi ha vinto. Quest'anno invece questa regola cambia. Se una squadra vince la finale d'andata e la finale di ritorno, per meritocrazia è già campione della YouTuber League 23-24, senza il bisogno di dover giocare una finalissima. Ovviamente ci avete aiutato a prendere questa decisione nei commenti, che abbiamo letto perché sono fondamentali, li reputiamo fondamentali per migliorare questo format. Quindi, signori, andiamo a disporre le palline all'interno di questa prima urna. Vediamo un po' che cosa ci regalerà il destino, perché qui ci sono tutte le squadre, come detto, che scopriamo una per una. Partiamo dalla Juventus, capitanata da Luca Toselli, una Juventus che lo scorso anno è stata fermata in finalissima dalla Lazio. Sentiamo un po' il capitano dei bianconeri, chi vorrebbe prendere e chi vorrebbe evitare. Allora, signori, quale vorrei? Mi piacerebbe trovarla a Roma, perché non ci abbiamo ancora giocato. E mi piacerebbe trovarla a Lazio, perché lì dietro di me potete vedere 2 coppe, ma ne manca una. E dobbiamo vindicare un percorso dello scorso anno. Quelle che invece secondo me andremo ad estrarre saranno ancora una volta l'Inter e il Milan, e quindi andremo praticamente a replicare quello che è stato il girone dell'anno scorso, perché con la fortuna che hai, Fede, finisce sicuramente così. Quindi l'Inter, che lo scorso anno con i bianconeri si è giocata la qualificazione alla finale di ritorno, non riuscendo ad arrivare a quel risultato. Voglio ascoltare Gnabry a questo punto, vediamo un po' chi vuole prendere e chi vuole evitare, il capitano dell'Inter. Ciao ragazzi, sono Gnabry, capitano dell'Inter alla YouTuber League. Allora, squadre che vorrei assolutamente evitare sono Juventus e Lazio, perché ovviamente sono le più forti, mentre le squadre che vorrei prendere Roma, perché c'è Sikulf, e poi anche il Milan è forte, però delle due non andrebbe male. Dai nerazzurri alla voglia di riscatto di un Milan che è vero ha vinto la YouTuber Summer Cup, ma lo scorso anno è arrivato ultimo nella classifica generale con una sola vittoria all'esordio proprio nel derby di fine agosto, poi però non ne ha più vinta una. Harry Lazza e Brogna saranno i capitani di questo Milan. Andiamo però da Brogna per capire un po' quali sono le preferenze per questo sorteggio. Cioè, ma veramente devo stare qui a fare sto giochino? Voglio incontrare quella squadra, voglio evitare quell'altra squadra. Oh! Noi siamo l'AC Milan e non abbiamo paura di incontrare nessuno, ok? Anzi, vi dirò di più. Voglio sfidare tutti quei capitani che hanno risposto Milan, che vorrebbero incontrare noi, perché magari ci snobbano, ci sottovalutano. E sarà bellissimo giocare contro di loro e batterli.
Quindi è il turno dei campioni in carica della Lazio, di Gigi, di Lorenzo Roma, di Savage, di DC System, la squadra che ha vinto la prima edizione della YouTuber League. Vediamo un po' però il capitano dei biancocelesti che preferenze ha. Ciao Fede, ciao ragazzi, noi della Lazio siamo pronti per questa nuova edizione della YouTuber League. Speriamo di ripeterci come l'anno scorso, ma sarà difficile perché le squadre saranno sicuramente più agguerrite rispetto all'anno scorso. E quindi io direi che per quanto riguarda chi vorrei incontrare, ma semplicemente perché non ci abbiamo mai giocato contro a 8, è il Milan. Quindi una squadra che vorrei incontrare nel girone è sicuramente il Milan, per vedere anche un po' 8 come ce la caviamo, anche perché alla Summer Cup insomma ci hanno dato una bella lezione. E poi l'Inter, le squadre che ci hanno battuto alla Summer Cup, anche per riprenderci quella vendetta di quest'estate. Sì, dai, direi le milanesi. Passiamo alla Roma, la Roma di Federico Marconi, che poi sarei io. E visto che sono qui e non vi posso dire le mie preferenze, ho scelto di far rappresentare la mia squadra per questo sorteggio, per le preferenze, a un altro ragazzo. Indubbiamente dopo Giovanni Stramacci si parla del più sexy all'interno della YouTuber League, forse di un giocatore tra i più efficaci in assoluto, non in un campo da calcio ma sicuramente in altre attività nella sua vita. Sequolf. Ciao, sono Sequolf, sì, quello degli sfoghi. Sì, anche quello, insomma, che sbaglia sempre la YouTuber League, ma questa è un'altra storia. Per i sorteggi della YouTuber League, per la Roma, ho un'idea precisa. Voglio beccare Inter e Juventus, perché sono due squadre che a 8 non abbiamo mai beccato. Certo, anche il Milan sarebbe curioso da prendere, visto che abbiamo beccato una volta, ma eravamo dimezzati. Lazio e Napoli anche basta, però se le beccassimo, insomma, andiamo a divertirci. Last but not least, dicevano in Francia, per il Napoli Diffuse Gamer, l'ultimo a raccontarci chi vuole prendere e chi vuole evitare nella fase d'andata della YouTuber League. Ciao ragazzi, sono il capitano del Napoli, Fius. Allora, sono qui per dire che squadre vorrei incontrare in YouTuber League. Onestamente penso che molti l'abbiate capito subito. Io penso che il Napoli, ovviamente, voglio affrontare, per questioni non pro magari riferite alla YouTuber League ma ad un'altra competizione, ovvero la Summer Cup, vorremmo affrontare il Milan, perché ci vogliamo rifare assolutamente. Come altra squadra sarei indeciso tra Juve e Lazio magari, visto sempre rivalità sia di YouTuber League, YouTuber Summer Cup. Quindi vabbè, dico Lazio, dai, che ci ha battuto pure in casa a Napoli, quindi dobbiamo anche rifarci con loro. Abbiamo ascoltato i protagonisti, abbiamo anche rivissuto qualche emozione, qualche gol della passata stagione. Adesso però, prima di far rotolare questo pallone, perché alla fine del video vi sveleremo anche la prima partita con la data dell'evento, è tempo di partire, signori. Bando alle ciance, abbiamo già perso troppo tempo, quindi apriamo la prima pallina, andiamola a posizionare qui e vediamo un po' chi finisce nel gruppo A. I campioni in carica, la Lazio di Gigi. A questo punto vediamo chi va nel girone B, quindi non l'avversaria della Lazio, ma la prima del girone opposto. Il Napoli, e quindi prima novità rispetto allo scorso anno, quando i gironi erano nord e sud. Napoli e Lazio in due gironi diversi, e quindi già una novità certa la abbiamo. Ovviamente potrebbe anche succedere, no, che ci siano ancora una volta nord e sud, non fatto apposta, ma potrebbe ovviamente succedere perché tutte possono prendere tutte. Adesso vediamo chi sarà la prima avversaria dei biancocelesti. Torniamo nel gruppo A, un momento importante perché si disegna parte del gruppo A. La Juventus, la Juventus, la squadra con cui la Lazio ha giocato già due volte nella prima edizione della YouTuber League. La finale d'andata, perdendo soltanto ai rigori al termine di una partita folle e apocalittica, ma poi soprattutto quella finalissima. La rivincita della Lazio, il momento in cui Gigi alza la coppa. E questa è una partita incredibile. È una partita incredibile che francamente non vedo l'ora di raccontare. Ma adesso capiamo chi finisce nell'altro girone assieme al Napoli. Vediamo chi raggiunge il Napoli. È il classico, ormai è il classico. Però purtroppo è quasi a senso unico come partita. Io sono il conduttore, non posso lasciarmi andare in queste mere convinzioni o punti di vista. Ecco, la Roma nel gruppo del Napoli, quindi Roma nel gruppo B, Roma non con la Juventus, non con la Lazio, ma con il Napoli. Sappiamo che non potranno esserci derby, perché le romane sono separate e le milanesi anche. Vediamo quale delle due milanesi finisce nel gruppo di Lazio e Juventus. L'Inter!
l'Inter nel gruppo di Lazio-Juventus e quindi il Milan finisce nel gruppo di Roma e Napoli. Facciamo anche un po' di storytelling di ciò che è accaduto in questi anni, perché la Roma e il Milan si sono affrontate soltanto una volta, a 8, era tra l'altro qui al Ciriaci, l'incrocio, un super derby degli youtuber che non ricordo quanto è finito, però comunque ricordo che quella partita si è disputata. Per il resto invece anche Lazio e Inter si sono affrontate, era il super derby di ritorno però di quella stagione, vinse la Lazio al termine di una partita incredibile, e poi chiaramente nell'altro girone Inter e Juventus, l'abbiamo detto, si sono affrontate due volte lo scorso anno, andata e ritorno, due vittorie della Juventus, una ai rigori abbastanza clamorosa, e poi al ritorno il dominio di Fratino e Campolunghi. Vi ricordo ovviamente che i gironi che leggete in grafica sono validi soltanto da qui a dicembre praticamente, o a gennaio, fatto sta, per tutta la fase d'andata della YouTuber League. Poi verranno ridisegnati, vedremo se pescheremo derby, vedremo se continueremo a pescare partite inedite, perché la Roma non ha ancora affrontato la Juventus, chissà se accadrà al ritorno. Di certo ci sono degli incroci interessanti, penso soprattutto a Milan-Napoli dopo il caos YouTuber Summer Cup, sfida che si è giocata a 5 e che per la prima volta si giocherà anche all'interno della YouTuber League. Adesso però, prima di chiudere il video, vi avevo promesso che vi avrei svelato la prima partita della nuova edizione della YouTuber League. Sappiamo che la giocherà la Lazio, perché è campione in carica, la giocherà qui al Ciriaci, quindi in casa. Ma contro chi? Nel girone della Lazio ci sono Inter e Juventus, e quindi noi adesso sorteggeremo la prima partita e vedremo un po' cosa uscirà. Inter e Juve sono qui dentro. Vediamo un po' chi sarà la prima avversaria della Lazio, e quindi quale sarà la prima partita della YouTuber League 2023-2024. Sarà Lazio-Juventus, sarà Lazio-Juventus, sarà la finalissima della scorsa edizione. Si riparte da lì, si riparte sullo stesso campo con nuove motivazioni. Chi vuole difendere un trofeo, chi vuole riconquistarselo. Signori, è tornata la YouTuber League, divertiamoci. Fatemi sapere che tipo di gironi vi aspettavate, se hanno rispettato le vostre attese, e soprattutto fate un pronostico qui. Raccontateci nei commenti, secondo voi, quali saranno le prime classificate e quindi quale sarà la finale d'andata della YouTuber League 23-24. Per il momento è tutto, ci vediamo in campo, facciamo parlare questo. Never give up e alla prossima, ciao!